Salve ragazzi, come state? Io sono Briller. Oggi sono tornato per informarvi su delle cose in cui solo voi siete bravi, o almeno nella mia esperienza della vita ho visto che soltanto gli italiani sono bravi a fare queste cose. Prima di iniziare, scusate questa cosa che mi sono trovato nell'occhio oggi. Non so cos'è, però spero non sia grave. E andiamo avanti. Allora, la prima cosa in cui siete molto bravi che ho notato è: solo voi sapete diagnosticare disturbi e malattie con un'accuratezza come un medico preciso. Io soprattutto, un americano, io quando sto male o quando ho una cosa nell'occhio del genere, ovviamente sono dipendente sull'internet e basta. O se mi fa male la pancia, è solo mi fa male la pancia. Invece se non sbaglio, in Italia riuscite a distinguere tutto, tipo: no, questo si tratta di stomaco, intestino, gonfiore, gastrite, riflusso, eccetera. E quando non sapete davvero che cos'è il problema, basta dire colpo d'aria. Questa cosa l'ho imparato da Sonia, perché lei mi dice sempre tipo: una cosa che lei ha è così specifica e precisa con la descrizione, quando nello stesso occasione avrei detto: sto male perché ho un po' di testa, un po' di stomaco, qualcosa del genere. Allora, la seconda cosa è: per questa cosa siete molto famosi, è la vostra capacità di comunicare con poche parole e sostituirle con un vasto inventario di gesti che hanno tanti significati. Ad esempio, questo magari è così naturale per voi che non vi rendete conto che per fare questo, tipo in America, non vuol dire niente. Tipo in Giappone, anche a me a volte viene di fare così se sto mangiando una cosa buona, ma non vuol dire niente. Mi ricordo, il papà di Sonia è venuta una volta in Giappone, e quando una macchina, tipo, non so come si dice, tipo la griglia, non funzionava, ha chiamato la cameriere facendo tipo, per dire tipo la cosa, non lo so, non funzionava. Nemmeno io capivo questo gesto. E avete tipo così tanto, cioè, per dire tipo andiamo via, tipo una cosa del genere. Ovviamente ce ne avete tantissimi. Sono molto utili, non ho niente contro i gesti. Effettivamente mi piacciono e sono una cosa unicamente italiano che usate al vostro beneficio, quindi bravi, e solo voi siete bravi in questa cosa. Allora, la terza cosa in cui solo voi siete bravi è ricordare tantissime poesie a memoria che potete recitare ogni singola riga. E questa cosa l'ho imparato nella mia esperienza di voi italiani, perché siete sempre pronti a dirmi tutte le poesie che conoscete, e penso che siate molto fieri di questa conoscenza di letteratura e arte. Mi ricordo una volta giravo a Firenze e c'era una persona che stava tipo su un, non so se si dice tipo pedestolo o qualcosa del genere, e recitava righe di L'Inferno di Dante, e ne dicevo tipo tantissime. Potevi dire soltanto una pagina e lui lo sapeva a memoria. Questa cosa penso sia unicamente italiano, e mi stupisce quanto sapete tipo arte, letteratura e poesie a memoria. Ovviamente in America non studiamo queste cose, quindi nessun americano sa dirti tipo, vabbè, qualcuno 1000 righe di una poesia. Solo voi, bravi. Vi rispetto. Allora, la quarta cosa è odiare e amare il vostro paese contemporaneamente, perché so che tantissimi di voi siete pronti a subito dirmi quanti problemi l'Italia ha, ne siete stufi e lo odiate tantissimo, e poi allo stesso momento state dicendo quanto è bella l'Italia, quante buone cose ci sono in Italia. Non ho mai visto questa distinzione così chiara tra odiare e amare il proprio paese, e penso che in Italia lo fate tanto, mentre in America, come sapete, tipo siamo tutti tipo amiamo tanto l'America. Lo sapete se mi seguite da tanto che io non sono proprio così, non sono tipo USA, USA, non sono nemmeno tipo oh mio Dio odio l'America, ma so che in Italia c'è un grande sensazione di tipo odiare o amare l'Italia, cose così, e siete bravi a fare questa cosa. Allora, l'ultima cosa, e forse la cosa più importante, e non è che solo voi siete bravi a fare questa cosa, ma forse siete i più bravi in questa cosa, ed è semplice essere
romantici e profondi, tipo Latin Lover. Anche la Spagna sarà brava in questo. Però voi siete così romantici, volete sempre dimostrare tanto amore con un bel bacio, con una bella abbraccio, bacio sulla guancia, muah, muah. Ti amo, ti voglio bene. Tantissimo amore e tipo toccare e tipo romanticismo e tipo sentimenti profondi e tipo lacrime che scendono la guancia e roba del genere. E siete molto romantici, forse il paese più romantico del mondo. Effettivamente pensiamo alla parola Roma antica, Cendra Roma, penso che viene da Roma, romanticismo. Quindi siete tanto romantici. Allora ragazzi, spero vi sia piaciuta la mia lista come sempre. Potete imparare l'inglese con me sul mio canale Brininglese. Incoraggio tutti di seguirmi anche su Twitter per partecipare nei miei poll of the day. E ultimamente andate a vedere la mia pagina Patreon. Se volete aiutarmi con soltanto un euro sarei molto grato. Ragazzi, è stato un piacere. Ci vedremo alla prossima. Peace!